Allora io do la parola all'ultima talk, ricordando che dopo questo talk ci sarà l'ultima presentazione della rivista, delle riviste con Magazine, che è una rivista nuovissima, neonata, e che si è già presentata molto bene nell'ambito della comunità scientifica. E poi dopo ci saranno le conclusioni, mica ci vorrete lasciare soli, a concludere questo bellissimo convegno. Quindi, prima talk, poi presentazione della rivista e poi conclusioni. Adesso do la parola all'ultima, talk, che è del gruppo, Saint-Simon, che ha la Cristina Marrasa, ha il compito di fare da moderatrice. Zoom dice che è connessa, ma probabilmente si è sconnessa e proverà a riconnettersi di nuovo. Iniziamo lo La stesso, Federico? sessione, sì, la sessione è la numero, un attimo che vado a È recuperare. l'ultima, La 12? numero Simone. 12. 12, perfetto. Allora, 1, 2, 3. Allora io ho questi tre interventi, Petrellalu, Stracchi Milani, Murgo e Kim. Vabbè, iniziamo con uno di questi qui. Sì, Vediamo, apro Murgo. con Caterina, Va dai. bene, un attimo che vi condivido lo schermo. Aspettatemi che vi condivido lo schermo. Stiamo cominciando a vedere. Avvia la presentazione. Perfetto, Benissimo, dai pure il benissimo. via a Caterina che magari Sì, ci deve. certo. Benissimo, Caterina, prego. D'accordo. Allora, buongiorno a tutti, grazie, grazie a Enrica e agli organizzatori per questo veramente bellissimo e interessante convegno. L'argomento della mia proposta riguardava i rapporti fra il bullismo, in particolare il cyberbullismo, e il contesto socioambientale, quindi la scuola e la famiglia in particolare. Per rispondere alle domande che ci aveva proposto appunto la dottoressa Marras, ci sono degli ostacoli effettivamente. Scusa, ce li può ripetere le domande, per favore? Sì, non ho visualizzato nulla, però la prima riguardava gli ostacoli ad una diffusione sistematica dell'educazione digitale. Sì? La seconda riguardava i rapporti fra opening data, quindi eccessiva diffusione di notizie, apertura dei dati e possibili limitazioni. E la terza, alla quale ho risposto soltanto in parte, riguardava in particolare, diciamo, l'utilizzo dei dispositivi digitali all'interno soprattutto di questo periodo pandemico e quelle che sono, diciamo, le modalità attraverso le quali questo può supportare il contratto sociale fra lo Stato e i cittadini. Erano queste proprio dette brevissimamente il contenuto delle domande. Allora, ci sono effettivamente, a mio parere, degli ostacoli ad una, diciamo così, diffusione sistematica, dell'educazione digitale. In particolare, uno di questi ostacoli è in una inesatta o incompleta nozione di educazione. Si parte sempre dall'educazione degli strumenti. Forse in questo campo, cioè con riferimento al bullismo e al cyberbullismo, si dovrebbe piuttosto partire dall'insegnamento e dall'apprendimento di quelle che sono le regole che vanno a disciplinare le relazioni interpersonali, quindi diritto al rispetto di sé, dovere e diritto al rispetto di se stessi, dovere al rispetto degli altri e in particolare appunto dovere di rispettare quello che è il proprio corpo. Un altro ostacolo può essere individuato all'interno di quello che è il contesto socioambientale, quindi le carenze che possiamo ritrovare all'interno dell'ambiente familiare, all'interno della scuola, quindi all'interno dell'ambiente scolastico. Ricordiamo che sia la famiglia che la scuola sono le entità che sono le prime interessate, le prime chiamate in causa proprio dalla normativa sul cyberbullismo, una normativa del 2017. E ancora come, diciamo, terzo possibile ostacolo ad una diffusione sistematica dell'educazione digitale, avevo individuato quello che è il digital divide, in particolare con riferimento all'oggetto della mia proposta, il divario fra
generazioni, quindi il divario fra la generazione precedente e le nuove generazioni. A questo però avevo individuato all'interno delle slide un punto interrogativo, proprio perché piuttosto che ostacolo ad una diffusione dell'educazione digitale, il divario tra queste generazioni potrebbe essere individuato come un ponte, come uno strumento di inclusione, piuttosto che come elemento, diciamo, che va a dividere le generazioni. L'altro, diciamo, l'altro aspetto che era stato appunto individuato era quello delle problematicità, e in particolare appunto tra le problematicità avevo individuato quella che era la circolazione dei dati. È un aspetto sul quale è intervenuto anche il professor Attardi nel momento della sua relazione, le problematiche legali, in particolare appunto legate al consenso e a questa eccessiva circolazione, eccessiva apertura dei dati. A questo riguardo volevo appunto far presente che ci sono anche dei tentativi, sia a livello interno sia a livello comunitario, di porre dei limiti a questa eccessiva apertura nella circolazione dei dati. E questo in particolare per il nostro ordinamento deriva da quella, diciamo, concezione che si è fondata su un bilanciamento costituzionale fra il diritto alla manifestazione del proprio pensiero e altre situazioni di diritto ugualmente importanti. Ho pensato, per esempio, tra le possibili limitazioni a questa eccessiva apertura, a questa eccessiva circolazione dei dati, della comunicazione, delle notizie, anche ad esempio ad alcune recentissime sentenze della Corte di Cassazione sulla responsabilità dell'hosting provider, perché se è vero che il regolamento sul trattamento dei dati prevede l'irresponsabilità del provider, d'altra parte però questa irresponsabilità viene meno in presenza di determinate condizioni, ad esempio la conoscenza, della produzione dell'illecito. L'ultima, diciamo, l'ultimo aspetto sul quale appunto la professoressa aveva soffermato appunto le domande era quello appunto della, diciamo, delle questioni appunto legate a come i dispositivi digitali sono venuti in soccorso in particolare dei soggetti fragili all'interno di questo periodo pandemico che purtroppo non si è ancora concluso. Penso per esempio agli anziani ricoverati nelle strutture sanitarie oppure ad esempio agli studenti con particolari disabilità o ai lavoratori con fragilità, cosiddetti appunto fragili. Sicuramente si tratta di strumenti che dovranno, a mio parere, essere recuperati anche successivamente, alla fine, si spera il più presto possibile di questo periodo, ma sicuramente dovranno essere anche riadattati appunto ad un modello successivo, appunto al termine, alla cessazione di questo periodo. E avevo poi concluso, diciamo, le mie slide con due, diciamo, termini che sono stati utilizzati tantissimo in questo periodo, che era quello di vicinanza, erano i termini di vicinanza e di distanziamento. Questo perché, a mio parere, la vicinanza e il distanziamento riuniscono in sé forse quello che accade all'interno del fenomeno del cyberbullismo, la vicinanza come immediatezza di quelli che sono gli effetti legati alle condotte aggressive, il distanziamento come distanza spaziale tra i soggetti, chi aggredisce e chi viene aggredito. Ho concluso, grazie. Grazie. Benissimo, allora un attimo che aggiorno il driver per vedere se mi sono state caricate le altre slide. Federico, posso dire una cosa? Sì, certo. Allora, ti ringrazio per questo passaggio staffetta. Ci sono solo le slide poi della Kim e le ultime slide, quelle Va di bene. Petrella. E gli altri due partecipanti non hanno slide. Va bene, perfetto. Allora, scusami, Cristina, naturalmente lascio a te la parola e ti prego di dirmi quando devo fare i passaggi di slide, eccetera. Va bene? Va bene, grazie. Grazie. Allora mi scuso davvero, un collega, nonché il mio dottore, mi ha sollecitato al fatto di non essere stata in istituto oggi, per usare una rete più stabile, ma confidavo su quella casalinga, invece dei lavori mi hanno preso sotto gamba.
devo dire, totalmente inattesi. Ringrazio davvero per questa staffetta, ringrazio Federico, ma anche l'organizzazione che è così solerte e presente. Allora, passerei la parola a Jisoo Kim, che ha inviato appunto delle due slide per presentare il suo intervento. Questo intervento è anche, è un intervento in inglese. Hello Kim. I promised to the panel that I would use English to introduce the speakers. So, and I apologize with you for my for being missing in the first part of the section. As I would like to stress, this is a section that is really fitting the topic of the conference. And in different ways. First, because address through the keywords most of the topics that the conference has been discussing, but also because it's analyzing for different angles and perspective the impact and the use of technology in society. So I give you the floor. You have 5 minutes, and Federico is assisting me with your slides. So please. All right. Thank you so much for the introduction and organizing this session. So hello, everyone. My name is Jisoo Kim. As you can see in the slide, my paper is entitled "Tell Us What You Think: Home and Destination Attachment for Migrants on Twitter." So in our work, we employ Twitter data to study cultural integration of migrants. And to do so, we first identify international migrants on Twitter by assigning both residence and nationality of each user. If we can go to the next slide, it'll be perfect. Thank you. So in order to assign the residence and nationality of each user, we look at the geotag tweets for the residents and the linguistic and social connections back to their country of origin for the nationality. For more details on how we identify migrants, you can see our published article, as you can see in the slides. So having identified migrant users on Twitter, we then build a new concept to measure cultural integration for these migrant users by observing proportions of specific nationality of hashtags used. The mechanism that I had in my mind was that the migrants do not have the same access to information as the natives. Often this leads to barriers to better job opportunities, living standards, or social connections. Therefore, I look at the hashtags employed by the users on Twitter and see which of the country-specific hashtags that migrants are using. So for instance, if a migrant in Italy is engaged in discussion about Salvini, it means that he or she is aware of political situations in Italy and provides us an indication of how much the migrant has invested or studied about the country. Using the hashtags, we build two indices, which are home and destination attachments. With these two indices, we obtain proxy of degree of integration where, for instance, high DA, the destination attachment and home attachment would indicate that the integration of a migrant where the migrant retains cultural links to both home and the destination country. So to answer the questions that our chair has given us prior to the talk today, for the first question, I would state that in our study, I see several issues that could lead to mistrust towards actions of organizations. For instance, in our study, we employ Twitter data, which is freely available data. But whether individual users of Twitter are aware of researchers listening to their conversation is rather unknown. Looking at also from a different aspect, we are observing migrants in our study, but the chances that migrants, including refugees, to get suitable digital education is clearly lower than those of natives. Continuing with the following, well, the second question, and again, trying to link back to our work, we work with the Twitter data that is one of the main sources of diffusion of fake news. And as we all know, fake news is not something that just has caught our eyes, that has just become easier for individuals to spread fake news today.
There are, of course, several measures that we can take, which are checking for several oddness in the content, including checking the sender, author, URL, and the source of information, depending on the content. But as for the case of migrants, it is also important for them to get their hands on the reputable source of information once they arrive in the new country also. But most importantly, I would say that this issue also highlights the need for better digital education, like the first question has highlighted. Last but not least, I would say that the a way to increase support for collaborative government and strengthen the social contract between the society is to mitigate tension among members of the society. In the discourse of the migrant, we observe often polarization in the society on the topic, in which case we need to facilitate discussions among different groups and convince people to sway towards what needs to be done to promote collaborative society. Thank you so much. I hope I made it into time. Grazie. Grazie mille. Thank you very much, Kim, for your presentation. And I keep the occasion also to thank Caterina Murgo, who has been ex abrupto included in the panel. She was supposed to be the second one. And also I would like to thank her for resuming the questions. Really, thank you very much, Caterina, for being so collaborative with this you know, problem with the connection. The third speaker is we give the floor to Andrea Petrella, who had the slides, even if was supposed to speak as a fifth in the section. Andrea, se sei disponibile, passeremo la parola alla vostra presentazione e poi lasceremo la parola a Marco Berlinguer, a Giorgio Manella e a Giulia Perozzi per i loro interventi. Prego. Ok, va bene, grazie. Allora, sì, presento anche a nome dei colleghi Marco Ius, Matteo Tracchi e Paola Milani, facciamo parte dello stesso gruppo del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare, Università di Padova. Vado subito a rispondere alle tre domande, anticipando, solo facendo una piccola premessa, le domande sono appunto il frutto di una riflessione fatta all'interno, nell'ambito di questi due programmi nazionali finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi c'è un accordo, una convenzione fra Università di Padova e Ministero su due programmi, uno che riguarda le famiglie in situazione di vulnerabilità per prevenire il rischio dell'allontanamento, il programma PIPPI, e l'altro è il programma di contrasto la misura di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza, nella quale come gruppo universitario ci occupiamo della formazione dei case manager, che sono le persone che vanno a incontrare i beneficiari per sviluppare con loro dei patti di inclusione sociale. Allora, il nostro studio riguarda quello che è avvenuto durante il lockdown e quindi come operatori sociali hanno lavorato a distanza con le famiglie, con i bambini in situazione di vulnerabilità. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, si può andare avanti con la slide. Allora, la prima domanda era... sì, queste sono generali sul nostro paper. Questa è la modalità, abbiamo raccolto delle testimonianze tramite una piattaforma Moodle che non sto qui a spiegare in questa sede, insomma, di che cosa si tratta. Ecco, la prossima è la prima domanda. No, ancora due. Ok, allora, la prima domanda. Ci rendiamo conto che c'è una scarsa dotazione informatica e nei luoghi di lavoro degli operatori sociali o socioeducativi, che è il nostro osservatorio. Una scarsa accessibilità anche alla rete in alcuni casi, in alcune parti del paese. E quindi questo è sicuramente un elemento che crea
che crea frizione, resistenza anche all'uso di questi strumenti, ovviamente delle scarse dotazioni di base influiscono negativamente sul loro utilizzo, ma poi c'è anche l'aspetto delle competenze digitali dei professionisti. Parliamo di una categoria di lavoratori, i professionisti del sociale, i cui percorsi universitari spesso, non sempre, ma spesso non prevedono informazioni e approfondimenti di questo tipo sulle nuove tecnologie e sul digitale. Alla prova dei fatti, quindi durante il lockdown, c'è stato un po' un tentativo di, tra virgolette, arrangiarsi con quello che con gli strumenti che si aveva a disposizione e che si conosceva, dall'altro dobbiamo dire anche una volontà di interiorizzare nuovi strumenti, di farli propri e di utilizzarli. Sicuramente però c'è una grande frammentazione tra piattaforme e strumenti gestionali utilizzati. Il nostro osservatorio riguarda tutta Italia, quindi diciamo la situazione è molto variegata. Rapidamente passo alla risposta alla seconda domanda. Sì, è vero che è particolarmente vero in ambito sociale che c'è una sovrabbondanza anche di informazioni, ma il problema forse nell'ambito sociale è quello di renderle visibili, renderle accessibili, cioè ci troviamo davanti a una grande mole di lavoro, anche quella fatta nei mesi più difficili di questa pandemia, e che però spesso è difficilmente resa visibile e tangibile solo raramente è basata su dati documentali e osservazioni condivise in maniera sistematica. Quindi ci rendiamo conto che il tema della documentazione, di come raccogliere anche dal basso, perché questi due programmi sollecitano i beneficiari e le famiglie che accedono a questi programmi proprio a coprodurre i dati che li riguardano, quindi a operare delle valutazioni e delle progettazioni sulla loro situazione, partendo proprio dalle loro necessità, dai loro bisogni, in una situazione, diciamo, paritaria con gli operatori sociali. Tutta questa serie di dati dovrebbe avere una propria, in effetti ce l'ha, una propria interfaccia digitale che permette a questi dati di essere condivisi e di poterne poi riflettere e lavorarci sopra ulteriormente. La digitalizzazione forzata, diciamo, di questi mesi di lockdown ha imposto non solo di garantire a distanza la prosecuzione dei percorsi di accompagnamento, si può tornare un attimo sulla, cliccare ancora, ma anche di... Ok, va bene, allora passo alla terza domanda. Scusa, ecco. Sì, va bene, ma... C'è un po' di delay, scusami. Ok. Ecco, ha permesso anche di raccogliere in forma digitale molti più dati e informazioni rispetto anche a quello che accadeva prima della pandemia. Uno dei temi è come rendere poi accessibili anche alle famiglie stesse i dati che vengono raccolti, e quindi c'è tutto il tema della restituzione dei dati che riguardano le valutazioni e le progettazioni per ciascuna famiglia, e con quale linguaggio e con quale modalità renderla accessibile alle famiglie di cui stiamo parlando. L'ultima, su in che modo la tecnologia può sostenere la governance collaborativa e lo sviluppo di capacità per rafforzare il contratto tra Stato e società. Allora, a livello macro non possiamo fare dei discorsi generali, ma possiamo dire che in alcuni territori ci sono state maggiori interazioni a distanza tra professionisti di servizi anche diversi, che spesso faticavano pre-Covid anche magari a incontrarsi per problemi di agenda, di sedi di lavoro, eccetera, andando quindi verso quell'integrazione sociosanitaria che la legge 328 del 2000
ha promosso e che però è ancora molto disattesa, quindi cercare di lavorare in maniera sinergica e integrata tra servizi sociali e servizi sociosanitari. In altri territori invece è indubbio che ci siano delle difficoltà organizzative interne e dei ritardi nell'adozione di strategie digitali che la pandemia di fatto ha amplificato e ha reso ancora più evidenti e a discapito poi delle famiglie che accedono ai servizi, cioè servizi che non sono riusciti a mettere in campo delle strategie complementari o sostitutive agli interventi in presenza. A livello micro invece ha permesso... Per favore un attimo perché puoi chiudere rapidamente, sì, grazie. Sì, certo. L'elemento cruciale non è tanto legato alle competenze, agli strumenti in sé, ma a come gli operatori li hanno utilizzati, li hanno plasmati sulle esigenze delle famiglie in maniera che, diciamo, gli inglesi direbbero tailor-made, quindi soluzioni, strategie di intervento con queste famiglie cucite addosso alle esigenze dei bambini e delle famiglie, e quindi l'attenzione è a questo più che alla conoscenza in sé per sé degli strumenti digitali. Grazie mille. Sono tutti interventi molto molto importanti perché entrano proprio nel merito del lavoro sul campo e soprattutto di come gestire, no, i servizi tecnologici e lo strumento tecnologico a servizio proprio del lavoro anche sociale, della governance. Allora io passerei la parola a Marco Berlinguer che non ha slide, quindi invito tutti a vedere la rappresentazione che Marta Fioravanti delle presentazioni. Ringrazio anche Angelica Puddu che sta raccogliendo gli interventi e quindi darei la parola a Marco Berlinguer. Grazie. Buongiorno, grazie. Io in realtà sono un po' un intruso in questa sessione perché avrei dovuto partecipare in un'altra sessione ma non potevo e quindi mi hanno spostato qui. Effettivamente, diciamo, il mio abstract c'entra poco con gli argomenti che stiamo discutendo, perché io mi occupo in questo abstract della traiettoria dell'open source che è un fenomeno molto interessante, molto importante dal punto di vista del paradigma digitale e particolare quello che sto studiando, lo sto studiando da molti anni questo fenomeno, adesso quello che soprattutto mi interessa è il ruolo del pubblico in questo, diciamo, nello sviluppo di questo ecosistema, di questo modello di produzione e cerco, diciamo, di delineare, perché c'è stato una mancanza di efficacia e di risultati nelle politiche pubbliche applicate a questo fenomeno, che nello stesso tempo, in parallelo, al contrario, ha diciamo, avuto uno sviluppo incredibile nell'ambito dell'industria, per cui è diventato il modello dominante di sviluppo del software in tutte le frontiere dell'innovazione tecnologica, e il software sappiamo che è praticamente la tecnologia centrale della rivoluzione digitale. E tra l'altro l'open source ha come regolazione propria interna quella di essere un commons di tipo nuovo, un commons digitale, e questo ha una serie di implicazioni. E quindi io cerco un po' di estrarre, diciamo, lezioni da quella che è stata la parabola dell'open source nell'industria e della configurazione dell'ecosistema dell'open source, per capire che tipo di indicazioni ci possono venire dal punto di vista dell'innovazione nelle politiche pubbliche, per esempio ragionando sulla compresenza dentro questo ecosistema di molti sistemi ibridi, diciamo, di coesistenza di regimi di proprietà, di governance e di creazione e appropriazione del valore, però anche ragiono, diciamo, recuperando il concetto di infrastruttura e rivisitando il concetto di infrastruttura, che credo che sia un'operazione molto importante e necessaria in un momento come questo, in una fase come questa di evoluzione della rivoluzione digitale, su quelli che sono i principi di disegno architettonico anche che stanno emergendo nelle nuove infrastrutture, penso al cloud computing, penso all'intelligenza artificiale, all'internet delle cose,
si potrebbe continuare, no? E ci sono questi tre principi, diciamo, di disegno architettonico che sono venuti espandendosi e assumendo progressivamente una centralità sempre maggiore nel disegno tecnologico, che sono appunto l'open source, la standardizzazione e la modularizzazione. E anche questi, secondo me, sono tre principi che ci possono insegnare molto dal punto di vista di che cosa potrebbe significare un ripensamento profondo, come è necessario, dell'intervento pubblico, delle politiche industriali, persino delle politiche economiche di sviluppo. E quindi, diciamo, questo è un po' il ragionamento che io sviluppo nel mio abstract. Però, per venire alle domande, mi sono preso alcuni appunti cercando di partecipare anch'io alla discussione. Allora, sulla prima domanda, io quello che direi è che una delle barriere forse importante, che alzando, diciamo, non essendo un tecnico, un esperto dello specifico, ma direi una delle barriere che sicuramente abbiamo in generale, è quella che riguarda gli stessi, diciamo, policy makers, i decisori politici. Cioè il digitale come tale è un cambio di paradigma, ed è evidente che, diciamo, tutte le classi dirigenti, direi in generale, non sono attrezzate. E quindi c'è veramente un problema di spiazzamento delle classi dirigenti e di ricostruzione di classi dirigenti che siano capaci di muoversi in un ambiente e in condizioni che sono profondamente cambiate per effetto della rivoluzione digitale e della sua diffusione. Siamo ancora in una fase, diciamo, tutto sommato, ancora, diciamo, non di dispiegamento avvenuto della rivoluzione digitale e dei suoi impatti. La seconda cosa che direi tra le resistenze che incontriamo, appunto perché siamo in presenza di un cambio di paradigma, credo che sia, anche se, diciamo, si possono distinguere livelli e urgenze negli interventi, diciamo, non si può affrontare il tema dell'educazione digitale senza comprendere che cambia il paradigma stesso di come potrebbe essere disegnata l'educazione. Cioè non è semplicemente accompagnare l'educazione come la conosciamo con dei nuovi strumenti digitali, ma si tratta di ripensare il modello stesso di educazione. Questo, diciamo, è un altro problema molto grande, che richiederebbe un approccio anche sperimentale, per esempio, e una capacità. Da questo punto di vista io sono sempre più interessato a studiare anche quello che sono stati capaci di fare i cinesi, perché i cinesi sono spesso, diciamo, rappresentati in una maniera un po' caricaturale, e in realtà stanno facendo degli esperimenti anche in termini di governance e di governance dell'innovazione molto interessanti, e hanno un approccio molto sperimentale. Questa è una cosa che si dovrebbe imparare a introdurre. Quello che manca davvero, è incredibile, e continuiamo a manifestarlo anche in questa fase di sperimentazione dell'educazione online, è la capacità di concertazione, di pianificazione e di direzione politica nelle decisioni, per cui finisce che anche in questo caso stiamo affidandoci ai soliti colossi del web, e quindi stiamo rafforzando ulteriormente questo processo drammatico di centralizzazione, di concentrazione del potere e della ricchezza che la rivoluzione digitale sta portando, senza che ci sia vigilanza nelle decisioni. Sì, grazie. Sento Cristina che sta dicendo qualcosa, e passo la parola a Cristina, forse all'audio un po' basso. Invitavo Marco a chiudere. Ecco, ok, grazie. La seconda domanda, diciamo, sul problema dell'attendibilità dell'informazione, io, diciamo, direi due cose. Uno, non è una novità, e sposterei il problema, diciamo, più sulla crisi di credibilità delle classi dirigenti e dei sistemi tradizionali di veicolazione dell'informazione, che, diciamo, sulla novità in sé della crisi di attendibilità delle fonti di informazioni. E direi anche che forse la novità più interessante su cui dovremmo riflettere è il fatto che, come si sta affrontando dal punto di vista dei grandi operatori del web e dei grandi nuovi intermediari dell'informazione, il tema, diciamo, anche del fact-checking ci pone un altro tema a cui siamo scarsamente abituati a pensare, che è quello della regolazione per algoritmi. Questo è il sistema che si sta già, certo, implementando in parte, e che sarà sempre più importante. Allora, senti, ti interrompo perché dobbiamo dare spazio all'ultimo intervento, e a 48 dobbiamo rigorosamente chiudere, diciamo, anche se ci stiamo già rubando qualche minuto anche con questo, e rimando invece poi la discussione sicuramente alla stanza. Poi Marco, verifica tu cosa ritieni più, diciamo, consono anche rispetto ad un intervento come questo, che però io trovo molto pertinente anche rispetto all'utilizzo delle infrastrutture a livello
per la gestione appunto di interventi di tipo sociale o comunque no, legata all'analisi di alcuni, per esempio le migrazioni o altri fenomeni sociali e storici di questo tipo. Darei la parola a questo punto a Giorgio Mennella, prego. Ciao a tutti, sono Giorgio Mennella, con me c'è anche la mia collega Giulia Pirozzi. Perfetto, benissimo, vi do la parola, avete 5 minuti, grazie. Perfetto, vai Giulia. Buongiorno, grazie professoressa per l'introduzione e per l'invito. Per andare a rispondere alle tre domande, Giorgio Mennella ed io siamo andati a focalizzarci su quella che è stata la grande espansione del digital a partire dagli anni 60 del secolo scorso fino ad oggi, che ha raggiunto circa la metà della popolazione a livello globale. Ecco che però questa progressiva espansione che c'è stata appunto per quanto riguarda il digital non ha seguito una altrettanta sensibilizzazione a quello che è stato questo mezzo. E questo ha portato con il corso del tempo a non avere la percezione da parte della società civile di quella che era la differenziazione tra il mondo virtuale online e il mondo offline. E questo si è visto in particolare quando c'è stato l'avvento dei social network, quando le persone non ancora abituate a questa differenziazione data da un'educazione mancata a monte si sono poste nei confronti di quelli che è il social network non come se fossero in una piazza pubblica, bensì anche coperti da quello che è l'anonimato dello schermo, che se da una parte diffonde dalla possibilità di esprimersi liberamente, dall'altra parte in realtà ha permesso che le persone riversassero in questi spazi anche sentimenti di paura, indignazione, frustrazione ed odio, così come allo stesso tempo anche informazioni non verificate e fake news. Questo è stato possibile anche, ed è difficile intervenire per contrastare questi fenomeni, perché non vi è ancora una giurisdizione e una cornice di riferimento legale che permetta ad operatori sociali, così come alla società civile, di agire, di conoscere il perimetro tale per agire e prevenire certi tipi di fenomeni e di comportamenti, così anche ad una difficoltà nell'andare a reperire l'informazione corretta in un panorama di overinformazione. E proprio a questo punto ci siamo resi conto di come negli ultimi 20 anni si sia assistito a una rottura del paradigma dell'informazione. Prima era sostanzialmente verticale e aveva un numero relativamente basso di lettori o di fruitori. Dato rapidissimo, FIEG ci dice che nel 95 c'erano circa 6 milioni di lettori di carta stampata, Comscore invece ci dice che nel 2020 abbiamo 32 milioni di lettori, news, giornalieri. Chiaramente rompi il paradigma, rompi i meccanismi sia produttivi che distributivi delle informazioni e ti ritrovi in un contesto ancora poco normato nel quale vediamo delle situazioni che sono paradossali. È epigonico quello che succede con le elezioni americane ultimamente, se guardiamo, senza neppure citare il caso della senatrice repubblicana Marjorie Taylor Greene, fervente sostenitrice di QAnon, cospirazionista, no? È convinta che Biden sia un pedofilo satanista vampiro in combutta con Lady Gaga. È molto importante vedere quanto il vuoto normativo nel quale ci siamo trovati abbia spinto una Facebook e Twitter a fronteggiare in maniera autonoma la diffusione di notizie false e criminogene a tratti eversive di un presidente degli Stati Uniti. Bene, la scelta di censura di Facebook e Twitter è stata ha ricevuto il plauso di tante persone. Il punto è che arriva il momento nel quale in Europa sicuramente inizia a parlarsene, ma in tutto il mondo è arrivato il punto di cominciare a farsi delle domande in merito. Possiamo permettere a delle società private di muoversi in modo proprio e spegnere sostanzialmente la voce di una persona, per quanto sia il presidente degli Stati Uniti, per quanto sia a tratti eversiva. E se Facebook e Twitter e Instagram ti chiudono i canali distributivi, Google ti impedisce di essere ricercato online e Amazon addirittura ti toglie la banda, come succede per Parler, il social network della destra sovranista, dell'estrema destra, ci troviamo di fronte a una questione forte sulla libertà di espressione, anche perché in seconda battuta portiamo queste aree a isolarsi ancora di più, come succede con 8chan, ad esempio, che trova server indipendenti
e diventa più complesso anche controllarle, no? Quindi se dalla parte liberal ci troviamo in un internet un po' più libero, sostanzialmente non è vero, perché da un lato si muovono in totale autonomia, dall'altro rischiamo di avere delle istanze private pronte a toglierci la parola, con, o quantomeno hanno l'opportunità di toglierci la parola con un singolo click. E per rispondere all'ultima domanda, prima di passare la parola di nuovo a Giulia, il punto è che noi ci troviamo in una condizione nella quale mai abbiamo avuto questi strumenti tecnologici per produrre e diffondere, ma soprattutto in maniera capillare e on target, le determinati contenuti. Questo al momento è di quasi esclusivo appannaggio dei movimenti dell'alt-right, della destra sovranista, senza citare La Bestia o Cambridge Analytica per quanto riguarda gli ultimi 3 anni, o il sito, il network di siti russo Sputnik, che costantemente diffonde fake news o notizie artefatte. È anche vero che questa tipologia di strumento potrebbe permettere una diffusione di contenuti edificanti, educativi, atti a sviluppare una maggiore coesione sociale e a permettere di costruire una comunità molto più legata e coesa su valori sociali e positivi. Allora, il tempo, scusatemi, il tempo a vostra disposizione è terminato, ma vi ringrazio perché avete risposto a tutte e 3 le domande, pur condividendo la presentazione. E io vorrei chiudere la sessione perché siamo un minuto fuori, ma che è colpa mia, diciamo pure, visto che ho intrattenuto gli organizzatori a risolvere i problemi che ho causato io. I would like to thank you, Jisoo Kim and her colleagues for the presentation. Caterina Murgo, Marco Berlinguer, Giorgio Mennella e Giulia Pirozzi che hanno appena parlato, Andrea Petrella e Marco Ius, Matteo Tracchi e Paola Milani per la loro presentazione e il loro contributo. Vi ricordo che si apriranno le stanze in cui potete dare spazio sia al vostro lavoro sia alle domande che vi vengono fatte. Ne approfitto per ringraziare veramente tantissimo gli organizzatori per l'assistenza, ma anche questa, essendo la conclusione per quanto riguarda la sessione talk di questa eccellente conferenza, veramente ringrazio tutti di cuore per la partecipazione e la collaborazione. Penso insomma che tutto adesso è rimandato alle breakthrough room. Abbiamo la presentazione di una nuova rivista e quindi lascio la parola a queste, diciamo, sguardi verso il futuro e i luoghi di collaborazione e di scambio. Grazie Enrica, Federico prezioso e tutti quelli grazie che stanno lavorando. Grazie mille.